Liguria Pride 2018, dedicato a Don Gallo, da che parte sarebbe se fosse qui? Beh, non solo sarebbe in questo Pride, come è successo 10 anni fa quando ci fu il primo Pride nazionale a Genova nel 2008, ma sarebbe sicuramente dalla parte dei diritti, dalla parte degli ultimi, dalla parte delle persone più fragili. C'è un filo nuovo, io credo, una trama nuova che si sta costruendo nella società civile, non solo genovese e ligure, ma italiana, che è quella di avere la capacità di unire i diritti civili e sociali. Il Pride di oggi non parlava solo delle questioni di genere, ma parlava anche di una difesa di welfare, di spazi di laicità, di difesa di consultori, di mobilità per i migranti e di accoglienza per le persone migranti e anche di lavoro. Insomma, quello di oggi, quello che noi abbiamo respirato in questa piazza, che è un percorso che non si esaurisce qua. A Genova ci sono delle altre scadenze, il prossimo 30 giugno il corteo antifascista, a Ventimiglia è stata indetta una manifestazione europea dove parteciperanno spagnoli, francesi nel giorno dell'indipendenza, della presa della Bastiglia, il giorno dell'indipendenza francese. Insomma, c'è un movimento che ovviamente deve compattarsi di fronte a un governo che unitamente in questo momento, in poche settimane, sta cercando di cancellare diritti acquisiti in decenni. Ecco, io credo sia questo il senso oggi del Pride. Io credo che ovviamente Don Andrea Gallo sarebbe sicuramente dalla parte dei diritti di tutti.